Dalla storia di Muad'Dib per bambini, della principessa Irulan. Una leggenda racconta che nell'istante in cui il duca Leto Atreides morì, una meteora attraversò il cielo sul palazzo dei suoi antenati, a Caladan. Ragazzi ben ritrovati, il dottor Yue è servito al suo scopo, tradire gli Atreides e consegnare il duca agli Harkonnen. Innanzi alla propria vittoria tattica, il barone appare molto controllato e cautamente lieto. D'altronde non potrebbe essere altrimenti. Vladimir è l'incarnazione di lussuria e bramosia. Se fosse impetuoso o troppo avventato, non avrebbe modo di raggiungere gli obiettivi prefissati. Come lui stesso si ripete, l'intero universo è lì, a portata delle mani dell'uomo che sa prendere le giuste scelte. Soltanto una decisione si rivela precipitosa. L'uccisione del dottor Yue. Joyner. Quando Yue consegna il duca legato e narcotizzato, il barone mantiene la sua promessa, liberare Vanna dalla sua agonia e ricongiungerla al marito. Tuttavia, non ha mai detto fosse sopravvissuta alle torture e per riunire gli amati, ordina a Peter la morte del medico. Soltanto dopo comprende il suo errore. Quando Leto è stato catturato, non aveva l'anello ducale e sebbene Paul e Jessica siano scomparsi, vi è la remota possibilità che le due cose siano strettamente connesse. Irritato per l'imprevisto, Vladimir offre al duca un'occasione. In cambio di informazioni su Paul e Jessica, gli offre una rapida e poco dolorosa morte. In caso contrario, lascerà a Peter il piacere di improvvisare nell'arte della tortura. Dopotutto, ha una certa intensità di dolore. Chiunque parlerebbe, compreso il duca rosso della casata Atreides. Tuttavia, anche volendolo, Leto non sa dove siano e il dente contraffatto pieno di gas velenoso gli risparmierà una lunga agonia. Where's your ring? Huh? Did you not answer? Ormai ci siamo. Yue è morto e a Leto non resta che onorare il suo patto. Tuttavia tentenna. Nell'insieme la sua vita è stata piacevole. Ripensa a Caladan e alla risata di Paul mentre osserva un aquilone volare nel cielo azzurro. Quindi sceglie di morire con quel ricordo, al che, come istruito dal dottore, morde con violenza la capsula, soffiando il gas nella stanza. Mentre il veleno lo uccide, vede il barone diventare più piccolo, come una figura in un tunnel che si restringe. Sente poi la voce insinuante di Peter De Vries trasformarsi in affanno. Poi più nulla, soltanto il silenzio. Il duca rosso, Leto Atreides il giusto, si è spento su Arrakis. Il dente contraffatto da Yue ha funzionato. Chiunque sia venuto a contatto con il gas è crollato al suolo e la stanza è piena di cadaveri. Soltanto una persona è scampata all'attentato. Il barone Vladimir Harkonnen, la vittima designata. Com'è possibile? Rinvenuto dallo shock è lui stesso a ripensare alla fortuita situazione in cui si è salvato la vita. Aveva notato la mascella di Leto irrigidirsi e scambiandolo per paura si era discostato per godersi meglio la scena. Inoltre, il suo scudo era in funzione e la barriera energetica ha rallentato lo scambio molecolare. Peter, più vicino al duca, era stato il primo a respirare la sostanza e il suo rantolo morente aveva spinto il capitano delle guardie a balzare in avanti, sacrificandosi per il barone. È quindi stato il caso a salvare Vladimir, che non prova alcuna gratitudine per i morti. Il capitano, colpevole di una perquisizione sommaria, ha pagato con la vita, mentre Peter si è lasciato uccidere stupidamente prima che il barone potesse finire di usarlo. Ora che Arrakis è tornato un feudo Harkonnen, Vladimir voleva infatti anteporre Peter al suo governo, facendolo odiare dal popolo, finché un giorno Feyder Auta, nipote prediletto, non sarebbe giunto come salvatore. Il fato purtroppo ha voluto altrimenti, e per compiere il piano il barone deve ora ripiegare su Gloss Uraban, sangue del suo sangue e nuovo governatore di Arrakis. Nello stesso istante, accampati nel pericoloso deserto, Paul e Jessica scoprono la morte di Leto. Il piano delle Bene Gesserit, di cui il dottor Yue era stato ignara pedina, ha funzionato. Madre e figlio sono salvi, provvisti di tutte Fremen e dell'anello ducale. Ciò vuol dire una cosa sola: Paul Atreides è il nuovo duca, e mentre dovrebbe piangere la morte dell'amato padre, qualcosa in lui si risveglia. Something sleeps inside us.
and seldom awakens. Di nuovo, la sorellanza aveva ragione. La debolezza di uno è la forza di un altro. Il sacrificio di Leto ha risvegliato in Paul una nuova conoscenza. La sua mente è ora fredda e precisa al pari di un Mentat, ma c'è di più. In lui si è svegliato qualcosa che lo innalza su tutti quanti gli altri. Father, I promise one day the sleeper will awaken. Prima di concludere, leggiamo insieme la lettera di Yue, accompagnata dall'anello ducale e nelle mani di Paul e Jessica. Un breve messaggio con cui si chiude la trama del medico e la sua drammatica storia d'amore. Non cercate di perdonarmi, non voglio alcun perdono. Il mio fardello è già abbastanza grave. Ho agito senza animosità e senza alcuna speranza di comprensione. È stato il mio Taddi Al-Burhan, la mia prova suprema. Vi lascio il sigillo ducale degli Atreides come testimonianza che dico il vero. Quando leggerete questo messaggio, il duca Leto Atreides sarà morto. Possa consolarvi la mia dichiarazione che non è morto da solo. Colui che odiamo più di tutti è morto con lui. Quando hai detto Harkonnens, non sapevo che avessi tanta ragione per odiare. Nonostante il barone sia in realtà sopravvissuto, il messaggio è chiaro. Yue sapeva di morire e ha scelto di affidare le sue ultime parole ad una lettera. Non chiede perdono e nemmeno si giustifica. Le sue azioni non possono venire comprese, poiché mosse da emozioni. Ha agito per amore di Vanna e per l'odio su Vladimir, ben consapevole di aver scelto una strada priva di redenzione. Disattivando gli scudi e agendo in quel modo, ha tradito la sua intera esistenza, la scuola Suk, la sua istruzione, il giuramento medico, la famiglia Atreides per cui lavorava, perfino nel remoto caso che Vanna fosse stata viva, non lo avrebbe mai perdonato, poiché migliaia di persone sono morte e una grande casa è caduta, soltanto per dare a Yue la possibilità di guardare negli occhi il barone e scoprire il fatto di sua moglie. In ambo i casi, che Vanna fosse viva o meno, il medico aveva ormai rinnegato la propria vita e sarebbe morto con il suo duca. Il suo è un grande fardello pagato con la morte e alleggerito soltanto da due cose: l'uccisione di Vladimir e il salvataggio di Paul e Jessica. Non è quindi facile comprendere il dottor Wellington Yue, un uomo che ha tradito se stesso per odio e per amore. You think I don't know what I gained for my wife? La posizione politica di Arrakis è la seguente. Leto è morto, gli Atreides sono caduti e sebbene si nasconda, Paul è il legittimo duca. Vladimir ha vinto, gli Harkonnen controllano il pianeta e Gloss Uraban è il suo governante. Manca soltanto un video alla fine del primo atto e siamo circa a metà romanzo. Ciò però non significa ci aspettino altri 20 episodi. Esclusi infatti i primi 4 di introduzione, nelle prime fasi siamo andati abbastanza lenti, con una media di 10 pagine a video, e talvolta mi sono ripetuto in situazioni e concetti che spero abbiate ora assimilato. Ciò permetterà di procedere con maggior costanza, senza penalizzare chi non conosce bene l'opera. Come sempre mi auguro quindi che il percorso fino a questo momento vi abbia intrattenuto. Io sono Emilio Valotti e ringrazio Riccardo Fine del canale Da Grande Voglio Fare il Buddha. Se anche voi desiderate risvegliare nuove conoscenze, correte a seguirli. Grazie a tutti del vostro sostegno e della vostra compagnia.